50.000 mi piace e faremo un video dove io e Tati cucineremo un pasto agli Elitz. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qua tornati nella Villa Elitz. Siamo io e Tatino. Oggi ragazzuoli andremo a fare una super sfida in cucina, visto che comunque in questi anni abbiamo pubblicato contenuti appunto dove andavamo a cucinare, sia io ovviamente Tati a casa sua a Torino, Anche a Napoli ovviamente. Quindi ragazzuoli, come avete visto dalla miniatura, avremo anche tre giudici che andranno appunto a decidere chi tra di noi avrà cucinato il pasto migliore. Tati, sei pronto? Prontissimo. Beh, allora andiamo ai fornelli. Raga, iniziamo questa sfida contro Home dall'antipasto, poi c'è anche il primo e il secondo. Andiamo prima a chiedere fuori la giudice se preferisce carne o pesce. Io faccio la carne. Ma Giuseppina, tu preferisci carne o pesce? Carne, ovviamente. Perfetto, perfetto, andiamo. Ok ragazzoli, partiamo dall'antipasto. Ho sbirciato un po' da di prima senza che mi vedessi. Ho visto che aveva deciso di fare qualcosa di carne, quindi io opterò per il pesce. Come potete vedere qua c'è il mio banco di lavoro ragazzoli. Andremo a fare come antipasto un'insalata di mare. Ovviamente non ho potuto prendere del pescato fresco appena preso, insomma, andare a pulire tutto il pesce eccetera eccetera. Quindi sono andato a prendere un'insalata di mare pronta però scondita, quindi praticamente solamente pesce al naturale, diciamo, che andremo poi a condire con un po' d'olio, un po' di sale, le carote, la rucola, insomma un po' di contorno eccetera eccetera. Comunque adesso facciamo. Allora ragazzi, primo antipasto di oggi. L'antipasto di oggi sarà un semplice melone e prosciutto crudo ragazzi, quindi ovviamente crudo di Parma. Allora andiamo subito a tagliare il nostro melone. Lo tagliamo prima a metà. Tagliamo il nostro melone a metà. Fate attenzione, olè, si è aperto. Adesso lo andiamo a pulire e poi lo andiamo a tagliare a fette per fare la decorazione di questo antipasto. Allora decoriamo il piatto che abbiamo quasi finito. Ah, qua magari c'è un altro buco qua. Ok, e questo è in più. Buonissimo. Adesso andiamo a mettere anche il nostro prosciutto di Parma. Lo mettiamo, ok, lo facciamo così a fiore, dati. Lo facciamo tipo che grande. Così facciamo il nostro piatto molto bello. Olè. Ok, abbiamo quasi finito. Ok, mettiamo magari ancora un po' di fette per decorarlo bene questo piatto. Così. E questo qua è il mio antipasto, ragazzi. Speriamo venga gradito, anche perché è un antipasto molto consistente. Il melone dà molta energia, ma soprattutto il crudo di Parma, ragazzi. Bel piatto estivo, fresco e nutriente. E prima cosa, ragazzuoli, scoliamo la nostra insalata di mare per bene. È un botto, per quanto saranno poi i giudici, però vabbè, fa niente, noi la scoliamo, la facciamo, poi se la mangiamo. La mettiamo nel recipiente, poi raga andiamo ad aggiungere un po' di olio senza esagerare. Ok, penso che questi. Un po' di sale, ovviamente, che non guasta mai. E un po' di pepe, anche qui senza esagerare. Ci andiamo a mettere anche un po' di limone spremuto. Quindi mettiamo, senza esagerare, anche qui un po' di limone così. Perfetto. Prima una carota, ragazzi, quindi togliamo prima la pelle. E poi, invece di fare le carotine alla giulienna, questo perché le ho viste una volta che sono andata a mangiare insalata di mare, tagliamo il culo e poi facciamo tutti gli strati di carote, ragazzuoli. Così, esatto. Ed infine, ragazzuoli, ci aggiungiamo un po' di rucola. Non troppo, perché in realtà quando mangio un'insalata di mare, per dire in un ristorante, la cosa che odio è che ci sia più verdura, insomma, che pesce. E detto ciò, ragazzuoli, un po' manazza, andiamo a mischiare il nostro composto, insomma, appena fatto. Fatto ciò, ragazzuoli, la nostra insalata di mare ovviamente è pronta. Andiamo a impiattare. Allora, ovviamente l'occhio penso faccia la sua parte, quindi ovviamente ho le mani assolutamente lavate. Non so se nei ristoranti lo prendono con le mani oppure no. Però facciamo un po' di pesce qua. Aggiungiamo un altro po' di pesce, sennò sembra che non ce ne sia. Ok, perfetto. E gli mettiamo di fianco un po' di spicchi di limone, insomma, per chi volesse aggiungerlo. In realtà, anche se non lo mettiamo, comunque fa sempre la sua parte d'occhio. Detto ciò, il nostro piatto è pronto. Andiamo a vedere i giudici cosa dicono. Oh, wow. Ok, quindi allora, questo Omar e questo Tati. Esatto, sì. La mia è una semplice insalata di mare. Il mood, visto il tempo, visto il giorno, un po' di freschezza, esatto, in questa insalata di mare. Il mio invece è prosciutto crudo e melone, visto che fa caldo ci sta, fresco
è buono. Prego, signorine, quando volete assaggiare potete procedere. Allora, dico già una cosa, sei okay, parte vantaggiato Omar, perché sì, Tatino ci ha tagliato fatto? Le fette. Scusa. Vabbè ragazzi, voi assaggiate. Cioè quindi però assaggiamo, melone ovviamente, tenendo conto anche di questo. Melone. Yeah, okay, andiamo, quindi andiamo. Proviamo il pesce. Prima. Allora io ci sono anche i gamberetti, Antonella, se vuoi. Sì, infatti io assaggio. Ma potevi almeno fare una assaggiazione. Allora, questo che cos'è? Questo è granchio e un gamberetto. Prego, prego, assaggiate. Voi incuranti del pericolo, prego. Mangiate, mangiate. Ovviamente io e Tatino speriamo che sia tutto di vostro gradimento, a prescindere dalla valutazione finale che darete. Non mangiate il polpo, ragazzi, state le brave. Cioè Tatino, ma guarda qua, ma non l'hai neanche affettato piccolino. Guarda come devo mordere io. Ma tu, cioè, scusa, me lo devo ho capito, ma me lo devo ma mi posso mettere tutto sto coso in bocca così grosso? E mettitelo in bocca, vediamo. No, non lo devo mai mordere così. Dai. Vabbè, buono. Ma è tagliato malissimo, dai. C'erano pezzi più piccoli. Cioè, non dovevi fare niente, non hai preparato niente, dovevi solamente rendere il piatto commestibile in qualche modo, tagliare, fare delle fette. Ma che hai arrotolato il guarda qua. Ma che è sta roba? Tagli. Piglia e magna, va. No, quello è sicuro, sarà sicuramente buono, però dovevi curare di più il piatto. Dai, tagli, ma che fai? Mangi il mio piatto. Luca Rote. Stanno dando il voto, dai. Ah, speriamo bene. Vabbè, questa è la prima manche, però ancora lunga. Tati, basta! Aspetta, sta carota mi chiamava. Tatino, fai schifo. Cioè, questo è per noi. Signore, se volete cambiare i voti di Tatino, siete... Sì, guarda. Sì. No, 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 no. Aspetta. Vabbè, dai, 3, 2, 1, girate sti voti. Vediamo un po'. Ah, li ho fatti un po' piccoli. Comunque, Om 9, Tatino 5. Come? 9, 6, 8, 6... 9-6. Grazie signorina, è stato un piacere, Tati. Vabbè. Ci vediamo al primo. Prossimo. Dopo il successo dell'antipasta, ragazzuoli, e siamo in vantaggio, passiamo al primo. Andremo a fare un tagliolino panna e salmone. Come state vedendo qua c'è già il salmone che adesso andrò ovviamente a tagliare e a spezzettare, insomma, per poterlo poi mettere dentro questa padella insieme alla panna. Li facciamo bollire un po', mettiamo a bollire l'acqua, insomma, e neanche viene fuori. Mettiamo a rosolare il salmone, non l'ho tagliato tutto ragazzi perché è troppo, quindi ho messo appunto solo quello che state vedendo. E adesso ragazzi che è stato rosolato per bene, andiamo ad aggiungerci la nostra panna, ecco qua, e poi niente, lasciamo bollire anche questo, così almeno il nostro sugo è pronto. Nel mentre ragazzuoli, ho messo l'acqua a bollire. Ragazzuoli, la pasta è pronta, abbiamo fatto un tagliolino, scoliamo, scoliamo, scoliamo. Ok, è scolato, andiamo direttamente nella padella, e voilà. Mischiamo qua ragazzi. Guardate qua che tagliolino al salmone. Spero che le signorine appunto siano contente. Vorrei provare una cosa, come fanno gli chef. Attenzione, che miseria, meglio che non lo faccio più. Gli do l'ultima fiammata che si asciuga un pelo e poi beh, ma ci siamo. Adesso andiamo a impiattare, userò una forca che probabilmente vedete di solito per impiattare la carne, però volevo cercare di fare un impiattamento un po' gourmet. Un po' gourmet, diciamo, esatto Harry. Non so se ci riesco, No, andiamo un attimo, se mi aiuto un po' così. Allora, tutto così centrale, poi... cascato un po', ne facciamo due o tre, visto che i giudici sono tanti. Dai, due così... Mi fa più una merda. No. Mettiamo un po' di salmone, vi sono contente. Così. Dai, penso ci sia, Harry, che dici? Dai, ci sta. Ci sta. Se si lamentano, mangiano e tasano. Bravo. Andiamo al primo. Ovviamente io dirò che è da stamattina che sono qui che preparo tutto, E invece... ho preso la pasta già precotta, la mettiamo in forno ed è pronta la lasagna. Andiamo a metterla, va? Un pezzo di ghiaccio, eh. Questa è la mia lasagna, sperando sia buona. Andiamo a infornarla. Ecco la mia lasagna, sperando sia buona. Andiamo a togliere la nostra lasagna. Madonna mia, che calor. Ah, che bella lasagna, ragazzi. Bella cotta. Adesso impiattiamo la nostra lasagna. Olè. Bella cremosa. Adesso però facciamo... ragazzi, questo è per comprare i voti. Faccio un cuoricino. Ci provo. Non sarà facile. Allora, proviamo a fare un cuoricino magari qua. Che dici? Ci sta come cuore, eh? Va bene, no? Cuoricino per comprare i voti. Ci proviamo. Guarda, si vede tutto. Mannaggia, chi tempo. Vabbè. Signorine. Cuoricino. Wow. Fatto il cuoricino. Beh, che bello. Questa volta beh, io sono rimasta sulla via del pesce con un tagliolino panna e salmone. Buono. Tati, per recuperare l'antipasto ci ho fatto un cuore. Non sì, sì, ho fatto un cuore perché vi voglio bene. È una lasagna, Tati? Sì, è una lasagna fatta per voi col cuore. Wow, grazie.
Beh, okay. Vediamo. Il salmone è affumicato? Salmone affumicato. Allora parti. Lasagna fatta con le mie mani da stamattina, allora, che mi impegno. Molto buona. Ma l'hai fatta tu? Sì, quella mi sono pure bruciato, guarda. Ma sei sicuro? Non è che tu è precotta? No, 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 mi sono pure bruciato, mi sono fatto male, porca miseria. Fermi a assaggiare, vediamo. L'ha fatta lui, dai, dimmi la verità. Io parlo per il mio piatto, signore. Ma sì, l'ho fatta io. L'hai fatta tu, proprio a strato dopo strato? Sì, sì, sì. Ci ho messo tanta besciamella pure. L'ho fatta con le mie mani, la besciamella. Si vede che la besciamella l'ha fatta con le mie mani. Sì, l'ho fatta con le mie mani, tanto sforzo. Se devo valutare il piatto, ti darò un voto positivo. Ho fatto anche il cuoricino. No, ho dato via il cuoricino. Ah, no, c'è ancora il cuoricino, guarda che bello. Ma prego, prego. Sul suo piatto, un pelo? No, no. No, era un impossibile. Semplicemente... Metto sempre la cuffia quando cucino. Dai, dai, dici la verità, però, cioè io voglio sapere. Mi sono anche bruciato. Più che dirti la verità così, cioè, guarda. Ok. Vabbè, signorine, quando volete, prego. Vediamo un po'. Mezzo, 9, 9, insomma. 10 addirittura. Era molto buona la lasagna, per quello dicevo. Non è fatta da lui, ma è buonissima. No, ma la besciamella chi l'ha fatta? Tati, non l'hai fatta tu. Con latte, noce moscata, farina. Ci ho messo tanto. Ma che non l'ha fatta lui? Aveva un po' di. Latte. Vabbè, fa niente, accetto la sconfitta. Vediamo. Era molto buono il tagliolino, però la lasagna. No, era... certo. Ciao. Per me era fine. Preparatevi per il secondo. Ok, ragazzuoli, dopo questo pareggio, perché adesso penso che con i conti, appunto, siamo 1-1, io ho vinto l'antipasto mentre dato il primo, andremo a fare il secondo. E ho pensato di fare un fritto di branzino. Stavolta anch'io vado sul congelato, ragazzuoli, ma ripeto, il pesce fresco qua. Siamo in una delle poche regioni non cercate dal mare, è veramente difficile. Quindi andremo a fare appunto un branzino con un po' di contorno e niente. Ho già acceso la padella con un po' d'olio, lo andiamo a mettere in padella, lo cuciniamo e impiattiamo. Ok, ragazzuoli, dovrebbe essere pronto. Ecco qua il nostro branzino, andiamo a spingerlo. Ho già fatto un piatto con un po' di insalata mista e adesso andiamo a impiattarlo delicatamente, anche se ovviamente non ho la mano proprio delicata. Diamo sempre anche una parte all'occhio. Gli mettiamo un altro pezzettino, direi qui. Arrivi, è meglio dell'altro? Beh, penso di sì, dai. Ci sta? Sicuramente. Dai, mi butto sopra anche questo. E let's go. E dopo il primo andiamo a fare il secondo. Molto tipo fast food, no? Ho preso nuggets di pollo da friggere e crocchette di patate da friggere. Questo a Napoli più grosso è il crocchè, però questo lo facciamo fritto, sono crocchette di patate. Tutto fritto e speriamo che apprezzino. Abbiamo messo l'olio a friggere e adesso andiamo a friggere il tutto. Ah, senti come frigge, ragazzi, il pollo. Andiamo sul latte McDonald's, non potranno dirmi di no. Ok, l'abbiamo fatte belle cotte perché a me piacciono belle cotte, quindi spero piacciono anche così alle ragazzuole. Tiriamole su, non abbiamo una pinza, quindi farà così. Guardate, belle cotte, belle dorate. Facciamo prima sgocciolare nella carta assorbente e poi le impiattiamo. Ok, l'ultima, adesso andiamo a friggere le crocchette, ragazzi. Lasciamo un po' sgocciolare. Abbiamo le crocchette, ragazzi, queste sono buonissime. Mamma mia. Ragazzi, qua devono per forza darmi un bel voto. Specialmente se amano il fritto. Spero amino il fritto. Ragazzi, anche le crocchette di patate sono pronte. Andiamole a togliere. Belle dorate anche queste. Non abbiamo la pinza, quindi le togliamo così. Porca miseria. Ovviamente ditemi nei commenti se preferite il cibo di Om o il mio, più fast food. Adesso le facciamo un po' sgocciolare e poi prepariamo il piatto. Bello fritto. Andiamo a fare la bandiera dell'Italia. Olè, verde, poi maionese, bianco e rosso. Questa è la nostra bandiera dell'Italia, è la nostra nazionale. Andiamo a prendere le nostre crocchette di patate e anche i nuggets. Diciamo così, 5 nuggets e dire che le crocchette così bastano. Questo è un piatto fast food, ma comunque bello da vedere. E voilà. Io per rimanere lato pesce ho fatto un po' di branzino con a lato un'insalatina mista. Io ho fatto anche la bandiera dell'Italia. Che cos'è? Non ho capito. Crocchette di patate e nuggets. E le salse? Okay. Oggi praticamente fritto. Cose già pesto, pronte. Pesto, maionese solo fritto. E ketchup. Pesto, maionese e ketchup, yes. Pesto, maionese e ketchup. Ma il pesto... E per fare la bandiera? Capito. Così. A caso. Capito, il condimento è... Molto. Vabbè, signorine, vabbè. Mangiate, poi... Sì, mangiate. Votate. Voti, ragazze, prego. Voti, voti. Uomini, donne, votate. Prego, signorine, voti. Vabbè, questi si pareggiano. Là, sono in vantaggio io. E la pure Tati. E quindi mi sa che la sfida l'ho portata a casa. Abbassa il plecotto. Ma ragazzi, ma veramente, ma sarebbe, scusa, stato scandaloso se avesse vinto Tatino con due crocchette. Vabbè, io, vabbè, oh, io, cioè, ho portato le cose per quello che piace, dai, a me. Intanto te sei magnati. Io ma intanto, ma e continua a mangiare. Vabbè, ragazzi. Ok, mi raccomando, lasciate un mi piace, un commento. Ma se siete nuovi, iscrivetevi al canale. Tati, lasciate mangiare, signorine.
Ormai loro l'hanno fatto. Il precotto, no, però. E poi se lo mangiano. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao.